Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. Siamo piacevolmente sconvolti? Sì. Diciamo che sì. Ecco, questo è per tutta la vita. Guardate questo con la telecamera e con la luce giusta. Che inquadratura spettacolare che si fanno. È così. Però dobbiamo fare per tutta la vita la promozione, che sarà in sala dall'11 novembre, regia di Paolo Costella, scritto insieme a Paolo Genovese, con Ambra Angiolini, Fabio Volo, Carolina Crescentini, insomma, il cast è infinito e valido, e queste sono le mie domande, e questa è la mia promozione del film. Il film vale, ci sono messaggi attuali, messaggi futuristici, e è un bel assunto di suspense, e al pubblico tocca trovare il messaggio in tutta questa suspense. Rilavorare con te Anders oggi, perché è il secondo film che fate insieme, e per il regista, cos'è che l'ha convinto a scegliere Fabio e Andrea Angiolini per questi ruoli, e se si sono divertiti? Io sono sempre contento di fare qualsiasi cosa con Ambra, un film, una passeggiata, ci vediamo in radio la mattina, bere il caffè, cioè io ho proprio un, proprio come se fosse mia sorella, proprio gli voglio bene come una di famiglia, per cui sono... Manca solo, è simpatica, sì, è anche una grande professionista. Esatto, come tipo no, Mauro. Mi trovo molto bene a lavorare con lei, perché io trovo delle cose... che non le ho mai detto, che trovo molto comunque comuni e che riconosco, ecco. In lei. Ora io esco e lei ti dirà cosa pensa. Io sono quella più onesta dei due nel nostro rapporto, perché lo stimo davvero tanto, anche forse più di quello che merita, perché ho idealizzato una persona e non voglio sapere com'è davvero, perché lo adoro. Quindi quando mi propongono questa coppia dico ma sì, ma perché no? Però poi invece mentre lavoriamo andiamo un po' in crisi, cioè, ma quello è normale. Sì, anche sì, in questo sì. Film è successo in effetti. Viviamo un po' tanto la situazione, no? Un po' lo subisco, un po' cerco di aggredirlo, e forse succede anche perché siamo molto amici. Ecco. E... come ci hai scelto? Beh, qua dobbiamo fare nomi di altri attori che hanno detto di no, quindi non è carino. No, la cosa che... la cosa che mi piaceva e che ho... e di cui ho avuto la conferma quando ci siamo incontrati la prima volta era la... l'energia che immaginavo nel personaggio e la generosità nel fare tante cose e di farle tutte con l'anima. Era la cosa dal primo incontro che abbiamo fatto in ufficio che, di cui ho avuto la conferma e che era la caratteristica del personaggio, e anche il coraggio che poi ha avuto e abbiamo avuto nel non nascondere del personaggio le cose, i difetti, le cadute, gli inciampi che la rendono secondo me ancora più empatica. E di Fabio invece mi piaceva lo sguardo attraverso il quale il grande pubblico può entrare ed immedesimarsi. E poi invece a lui l'ho sfidato sul tema del coraggio, cioè quando la loro storia secondo me può essere raccontata anche in un altro modo, cioè ci vuole più coraggio a incominciare una storia nuova che magari non ti accende la passione ma ti garantisce serenità, o a riprendere le fila di una storia che sai che è già fallita, però c'è ancora qualche cosa che ti spinge a entrarci dentro. Ecco, l'umanità che ha Fabio, quel tipo di coraggio, secondo me la poteva raccontare molto bene. Ma anche l'umanità proprio del film, perché nel film mettete dei messaggi che sono tanti, messi a bomba, però praticamente... sono validi e vanno ricercati. E poi un'ultima cosa, un messaggio al pubblico, perché deve venire nelle sale a vedere un film, perché io sono dipendente dagli esercizi cinematografici, quando credo in un film mi piace promuoverlo. Lo so, io ti conosco bene. Allora, ho fatto sbigliettare film. In generale andare al cinema, nel senso che lo dico... non da uno che lo fa, ma da uno appunto che ci va, nel senso che l'esperienza del cinema si può vivere ovviamente solo al cinema, nello specifico perché è una storia che non parla di noi ma parla delle persone che vengono a vederlo, nel senso che è così, così reale, è così, come dire, dentro il tessuto sociale, dentro la vita di tutti noi,
che uno può anche veramente andare, uscire dal cinema e porsi la domanda che si pongono i personaggi dentro nella storia, ecco. Diventano anche loro attori di questo film, è un film ancora più corale. Sì, che poi per chi non ha il coraggio di affrontarlo con la propria compagna o compagno, è anche molto divertente organizzare la solita uscita tra comitive di maschi e di femmine e un po' dirsela di nascosto, ma tornare a casa con un pensiero. Cioè, è una domanda che ti scappa, cioè non puoi non fartela. È un film che quando si esce dalle sale tutte le amiche vanno in bagno e tutti i maschi vanno in bagno e lì si dicono la verità. Scappiamo.